non sappiamo un cazzo. Cioè, ambo! Bentornati su Quello Sul Server. Questo gioco l'abbiamo appena spacchettato. Ci hanno detto, no, ci dovete giocare perché è bellissimo. Ho detto, ok, registriamo. Simona, Ambra, di Asmodee contro Nicola, Mario, di quei due. Chi vincerà? No, in realtà è noi. Tutti contro tutti. Chi vincerà? Però non le facciamo parlare a suo giro. Noi impariamo il gioco e faccio così. Io basta, è fastidiosissimo sto cosa. Quella di sotto fra un po' viene a cacarci. Gioco un mirtillo contro la tua ciambella. La mia ciambella vince su tutto e basta. Ho perso. Spiegate. Ok, allora, noi siamo dei pasticceri. Dobbiamo preparare il vassoio per il cliente. Abbiamo 9 fish che riportano appunto dei pasticcini. Sono double face e hanno sempre dietro una cosa diversa, insomma. Ma non è vero che ci sono i pasticcini, c'è un cracker. No, è un waffle. Mi sembra che questa però forse in Molise non sono arrivati. Waffle, guardali bene, dai. Sì, in effetti è chiaro che siamo. Che cazzo di waffle è con i buchi? È un waffle. È un cracker. Però posso dire una cosa, allora, alcuni mi hanno scambiato questo per insalata. E lo è, lo è. Io stessa. Ma no, io la chiamo è un cupcake dall'alto. Giriamo una carta, ok, che riporta una griglia di 3x3. Quindi esattamente 9 come sono le nostre fish. E dobbiamo ricomporla esattamente così com'è, ognuno dal proprio lato, più velocemente degli altri. Prima che ci riesce, suona il campanello e si controlla se è giusto. Abbiamo confezionato il nostro pacchetto, ok? A 4 pacchetti confezionati, la partita è finita, abbiamo vinto. Se è sbagliata, la prendiamo come penalità. A 2 penalità, siamo fuori dal gioco. Quindi sembra facile, ragazzi. Esatto, ma vedrete che dobbiamo vincere, insomma. Allora, questa via, mettila in mezzo. Io penso che voi non vedrete niente, ma un sacco di casino succederà. Sicuro. Allora, pronti? Attenzione, aspetta, ognuno deve rifarlo dal lato in cui lo vede. Posso fare una domanda? No. Allora, questi li dritti. Allora, fermi. Io qua, per esempio, ho 3 cose uguali. Sì. Giusto, non devo stare così. No, no, tu li devi girare, metterli, cioè devi ricreare come vedi il disegno. Vabbè, riprendiamo questa. Ho capito, ma tipo, dietro questa qui, c'è sempre... devi cercare, sono molto diverse. Mortacci, era questo che non capivo. Via. Ehi. Eh no, ma questa è una puttanata però. Cerca, come cerca. Sì. Ma che è? Sì, controlliamo. Sbagliato! Quindi sbagliato, ragazzi. Ha sbagliato. Questo è sbagliato. Maledizione. Va bene, una penalità. Va bene. Penalità. Si rifà. Ah. Pronti? Via. L'aggressività, signore. Non so per me, sono completamente dentro. Dai. No. Se non ci credo. Giusto. Bravo! Bravo! Hai vinto. E i punti sono condivisi. Sì. Ah, ok, va bene. Comunque io non gioco i pezzi. Cioè. condivisi. Mannaggia, io giocavo per me stesso. Via! Il cracker dov'è? Eccolo. Ma io ce li ho troppo lontani, non riesco a vedere bene. Chiamo scuse. Porca sa, però non è è quello che dicevo io. E dai, ogni volta ne manca uno. Ma che è? Ti devi cercare bene. Fammi vedere, stai qua. 1, 2, 3. Giusto. 2, 3. Sì, sì, no. Yes, un punto per Asmodee. Sì, perché uno meno uno quando fa? 0. Ah. Io l'avevo fatto. Ma ci sono quelli che tu li metti, ma poi li devi togliere. Perché dietro c'è quello che ti serve. Però che palle. Vieni con me. Ma è questo il gioco. Pronti? Vai. Via. Ma non si può fare. Ma per. Ma che è sta ma che scorrettezza! Io correggiamo! Ma non è giusto questo, ma qua. Il puttana! No! Finito! No. Controllo! Ma ero più forte un tempo! Ta ta ta! Ta ta ta! Bravo! Ta ta ta! Bravi! Guarda, pure con la difficoltà! Pure con la difoltà! Sì. E Asmodee, ma vediamo che ci gioca. Scusa, posso fare una richiesta? Qua io non arrivo a vedere la gente. Cioè, hanno sfidato quei due sul server. Hanno sfidato quei due sul server. Ora ci metto io il carico da 90 qua. C'è qualcuno che questi grilli non li vuole proprio mangiare. Ma vinci facile, perché lei è abituata a mangiare. Ma non si devono mangiare entrambi i perdenti. Via.
già fatto. Vai, sì, sì, sì. Vai, fallo. No, avevo finito. Oh. Sì. Vai. Due pari. Dobbiamo mangiare un griglio. Si mangiano i grilli. Ma... Giro io, via. Oh, aspetta. Ma il griglio. No, dopo alla fine chi vince. Chi vince paga. E ci prova. Controlla. Vai. Non giusto. Vai. Vado. Scarta il pacchetto, vai. C'ho l'ansia del griglio. No, 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 grande. No, 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 controlliamo. Ah, che controllo? Controllato io tutto. 3 a 2, 3 a 2. Andrei in mangio, ti dico. Via. È mio. Se l'insalata sbaglio sempre. No, 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 no. No, cazzo, che finalità! Ma perché non aspetti? E io ce l'avevo convinto! La mia tecnica funziona! Che cazzo funziona? Stiamo arrivando, era l'ultima! Non devo mangiare! Vai, fallo! E dai, cazzo! Sì! Non mangiamo i grilli! I grilli! Ancora finiamo? No, no, qua, no, qua! Arriva qua! Guarda che ce lo raccontano! Prima! Ce l'hanno detto! Ragazzi, questa partita è barata! Mangiare i grilli! Con gusto, grazie! 4! 1-1! 4 meno, ste bare! No, 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 comunque il primo che arriva a 4 con 2 sbagliati siamo eliminati, non è che si fa la differenza. Vedi che si mandano le regole comunque. Ma non è vero, non abbiamo mai detto che si fa la differenza. Vi ascoltate dall'inizio, vedrete che abbiamo ragione. Comunque puzzano questi, mo te lo dico. Buono. C'hanno il sapore del retro del ginocchio dopo 2 ore di squat. Quel sapore lì, un po' salato, sudore. E io vorrei sapere come tu conosci il sapore del retro del ginocchio. Ho lavorato in una palestra per 6 anni. Che bello. Che fortuna questo per i clienti. Assaggiava il retro. Leccava il ginocchio. Secondo te ho sudato abbastanza. No, fammi un altro paio di flessioni. Facevo questo. Comunque poi fanno schifo. Fanno veramente schifo questi perché sono salati. Sono salati. Si chiamano Lecker, tra l'altro. Lecker. Il Lecker. Vedi? Il Lecker ginocchio. Salsa e Essig. Che cazzo è l'Essig? Ragazzi, è un bellissimo gioco. Dai, era scaduto solo un anno e mezzo. È andata bene, ragazzi. Io non lo farei, soltanto non lo farei in spiaggia. Questo però su un tavolo è preciso. Perdi un disco. Sistemi. Però è molto molto carino. Fateci sapere se vi piace o se è troppo competitivo per i vostri gusti. E inaspettatamente.